gruppo di amici ha deciso di mettersi in gioco per un'iniziativa di solidarietà, quella di un viaggio in macchina fino in Mongolia attraverso montagne, laghi e steppe desolate solo per beneficenza. Questi giovani 27enni, tra cui il fanese Nicolò Fattori, si sono conosciuti all'università e hanno preso parte come squadra ad eventi sportivi, sociali e di volontariato. E sempre insieme hanno deciso di partecipare ad una grande sfida internazionale, il Mongolia Charity Rally. A dispetto del nome non si tratta di una vera e propria corsa. Le squadre partecipanti si impegnano ad acquistare e ad allestire alcuni veicoli per poi guidarli da Bruxelles fino alla capitale mongola, Ulan Bator. Qui i mezzi verranno donati direttamente alle popolazioni locali o utilizzati per portare a termine vari progetti umanitari. Per saperne di più sul progetto ci siamo collegati via Skype con Nicolò, che in questo periodo vive in Inghilterra per concludere il dottorato in storia. Allora Nicolò, da che cosa è nata l'idea di intraprendere questa iniziativa? L'idea è nata in un certo senso in maniera quasi del tutto casuale. Siamo un gruppo, alla fine un gruppo di ragazzi che si conoscono da quasi un decennio, ormai ci siamo conosciuti all'università Forlì. E tra una cosa e un'altra siamo finiti tutti sparsi in giro per l'Europa. Io ad esempio adesso sono qua nella periferia di Londra. E a un certo punto mi arriva una mail, ma ci sarebbe questo progetto di beneficenza di portare una macchina da Bruxelles a Ulan Bator, e perché no? È stata un lampo a ciel sereno, ma ho accettato subito. Il gruppo ha poi deciso di donare tutti i fondi che riusciranno a raccogliere prima e durante il viaggio a Vivere la Vita, una Ollus che ha la sede in Veneto e che da 20 anni si occupa di portare serenità a un gruppo di ragazzi disabili. Sarà dunque un viaggio affascinante quanto impegnativo quello che li aspetta, perché l'avventura inizierà il 9 luglio prossimo e il viaggio potrebbe durare all'incirca 4 settimane e mezzo. Davanti a loro si aprirà un percorso di quasi 14.000 chilometri attraverso 10 stati e 2 continenti. Ecco, ma sarà possibile seguirvi durante il percorso? Noi cercheremo di postare aggiornamenti quanto più frequentemente possibile, postare video, aggiornamenti sulle varie pagine social. In un certo senso cercheremo di essere sia in viaggio che in grado di raccontare questo viaggio. Allora, buon viaggio a te e tutti gli altri ragazzi, in bocca al lupo! Crepi, grazie.